Bella fratelloni, come state? Io sono Rewind, bentornati nel mio canale per questo nuovo video su Destiny 2. Oggi ragazzuoli, finalmente parliamo del cecchino più forte del gioco in PvP. Non lo so, questo starà a voi deciderlo, perché il cecchino è molto personale, perché ci sono vari archetipi e soprattutto ci sono vari zoom di mirini, e quindi qualcuno potrebbe trovarsi meglio magari con un tipo di zoom rispetto a qualcun altro che magari si trova meglio con un altro tipo di zoom. Nello specifico l'amato è un 40 di zoom. E prima di farci il video ci ho fatto 310 kill, come potete vedere, questa settimana in prove di Osiride, perché mi sono dovuto riabituare, perché sono abituato al finalità occlusa, ragazzi, che è uno zoom molto più elevato. E tornare, diciamo, uno zoom inferiore al primo impatto, dicevo, madonna, non riesco più a hittare nulla. Poi ti abitui e a quel punto dici, ok, abbiamo veramente un'ottima arma. Io l'ho craftato con rigatura martellata, proiettili rimbalzanti, mira istantanea e bersaglio mobile. Forse per chi gioca da mouse e tastiera al posto di bersaglio mobile è meglio usare estrazione celere. Ovviamente, essendo che i colpi in aria non entrano più, quindi Icaro l'ho tolto e uso regolatore di mira. Come statistica potete vedere che abbiamo 70 di impatto, 75 di gittata, 63 di stabilità, importante la stabilità anche per il flinch, maneggevolezza 49 e velocità di ricarica a 40. 4 colpi nel caricatore, tra l'altro ha un decoro che, nel caso non l'aveste preso durante la season dell'opulenza di qualche anno fa, lo riporterà nella sesta settimana di questa season, quindi preparatevi con la polvere luminosa, perché appunto potrete ricomprarlo. Non ci prendiamo altre chiacchiere, andiamo in QP. Non so se ancora faccio rissa o controllo, perché siamo insieme all'ultima parola, che diciamo è la morte sua, no? La ciliegina sulla torta. Andiamo a provare questo cecchino. Tra l'altro, ragazzi, siamo vicinissimi alla guida al PvP, quindi anche per questo video vi chiedo 150 mi piace, visto che è gratis. Supportate il canale, ragazzi, lo stiamo facendo crescere benissimo e ovviamente vi servirà appunto per migliorare in crogiolo. Come si droppa l'amato, vi lascio qui il video su come farmare appunto l'evento stagionale, perché si prende così e nient'altro, ragazzi. Andiamo subito a provare in PvP. Allora, raga, partita già iniziata, a quanto vedo. Vediamo a quanto sono quelli contro, speriamo non troppo. 5. Provare la remontata con l'amatone. A cosa è importante, raga? Sul petto, prima kill qua. Sul petto, ragazzi, metteteci l'antisussulto dei cecchini per flinciare di meno. Mettetevi tanta resilienza, ma tanto arriverà il video sulla resilience, perché è troppo importante. E poi un'altra cosa, sul casco invece metteteci la mira. Metteteci la mira, raga, dei cecchini. Adesso smirato un po', speriamo che abbia colpi questo. Assolutamente no. Però dobbiamo rimontare, quindi dobbiamo muoverci, raga. 2-6. Avete visto che viola l'arma, raga. Cioè, scusate, è dorata l'arma. Come si fa a farla diventare così? Morendo dietro i muri. Se morite dietro i muri, potete fare diventare l'arma d'oro. Mannaggia la merda. No, praticamente dovete andare sul faro, droppare il memento delle prove, applicarlo quando andate a craftare l'arma, che è molto figo come cosa. E poi una volta portate l'arma al 30, potrete... Quello lì è doppio headshot, buono. Potete appunto applicargli un decoro dorato, che la fa diventare così tutta tamarra. Non ho più colpi, purtroppo, senza scheggiatore. Farvi vedere un gameplay solo di munizioni speciali, per fortuna, è impossibile, per fortuna. Però ce n'è anche uno qua sotto. Doppio body, non mi interessa, devo prendermi queste special. Almeno sparano molto di primaria questi, che è importante come cosa. Annientiamo questo. Dai che siamo già a meno 2, abbiamo recuperato un bel po' di kill. Sicuramente qualcuno aspetta le heavy, perché funziona così. Occhio calmori. Sono morto. Ci dobbiamo far pushare. Non ho colpi, quindi... Se vuoi morire, grazie. Tuffo della fenice. Siamo a meno 1 però, raga. Ho missato, purtroppo. E ho finito anche i colpi. Non è un bel fight questo. Ok, perfetto. Non ho colpi, raga. Beh, bel trade. Bravo lui, eh. Messo dei bei shot. Spawnato adesso. Preso non so come, raga. Era dietro un muro. La stessa morte che ho fatto io prima gliel'ho riconsegnata. Siamo primi. Perfetto. Ora cerchiamo solo di mantenere la posizione. Come vedete, comunque un cecchino molto molto solido, ragazzi, eh. Molto molto forte. Ovviamente. È l'amato, raga, di che stia parlando. E non era headshot. Ok, preso. Prendiamoci le sue special molto brevemente. Lui fa il giro qua. Altro body. Muore. Stanno laggando un po'. Ecco perché muoiono in posti strani. Rischio la morte qua. Preso in testa. Ma ragazzi, ma perché non entrano gli HS a questi? Se mi pusha. Devo fare per forza. Guarda come ci aveva provato. Ottimo. Vado a prendere un attimo la nade e vado a pushare dentro. Prego, dammi le special. Ottimo. Altre due. Dai. Proviamo a fare qualche altra kill d'amato in questo match. Comunque stia giocando bene, eh. Cioè, il cecchino in QP è un po' strano, perché ci sono troppe... È molto più forte sicuramente in 3-3 il cecchino, raga.
Fa un pochino di doppi body, ma non fa niente. Le 300 kill che ho fatto questa settimana in trials, nei 24 fari, raga, sono state quasi tutti headshot, tipo 86% su 300 kill, che è comunque tanto. Allora, abbiamo 3 munizioni per fare un headshot. Adesso non so, chi sarà il malcapitato, forse qua. Vabbè, abbiamo fatto body. Buono, bella remontata, bella remontata. Adesso ne facciamo un'altra. Purtroppo controllo, raga, per farvi vedere i cecchini non è molto bella, perché c'è troppa merda durante la partita, troppe poche munizioni, sparerei solo di TLV. 4 di KD con l'amato. Adesso andiamo a farcene un'altra, raga, e poi passiamo alle conclusioni, che vi dico l'ultimissima su questo grandissimo cecchino. Ragazzi, terre di ruggine, seconda mappa. Mappa tra l'altro neanche poi così brutta per usare il cecchino, anzi tutt'altro, una bella mappa per usare il cecchino questo. Proviamo a farci questo sotto, veloce. Gli vedo il mantello. Lui sta facendo un sacco di backpedal. Non lo vedo. Ah, lucky. Purtroppo non ho cecchini contro, quindi è un po' difficile lobby. Però un Ebon Arc. Preso. Ah, miriamo a destra, tutto a destra, tanto è là. Doppio body, perfetto. Abbiamo queste munizioni, camperiamo un attimo. L'ho visto là sotto. Ok, annientato. Continuiamo a correre. Adesso fighteremo. Preso, prendiamo le munizioni. In fondo, a destra. Non voglio missarlo, l'ho missato. Vabbè. Vabbè, le manate whiffano. Ottimo. Usciamo questo. Ottimo. Sono rimasto in pick perché lo sapevo cosa, quale fosse la sua idea. Che mi ha preso in testa, quindi ha detto, sai che c'è? Io vado. E invece se l'è presa nel culo. Missato di nuovo. Perfetto. Purtroppo non ho munizioni. Niente, se n'è andato via. Ha visto con la TLV e fuggito. Ha fatto bene. Non può fare niente contro. Ok, munizioni. Ottimo. Preso. Andiamo da sotto che... Cosa sta facendo questo? Ok, nientato. Non muore. No, nessuno che lo pusha, oh. Beh, preso. Non ha colpi, non ha colpi, raga. Stranissimo giocare. Cioè, farvi vedere un video sul crogiolo, senza colpi, è una merda. Preferisco morire, ragazzi, prendere il trade. Purtroppo, se c'è gente che gioca la doppia primaria, proprio non ne ha. Cioè, purtroppo, ovviamente, per il video, raga. Ma in realtà, per il crogiolo è buono, eh. Annientato. Vedete che comunque è forte da tutte le distanze questo cecchino, raga. Adesso dovrebbe essere spawnato lì in teoria il tizio. Non si salta, sì. E ho ripreso. Sopra. Non c'è. Oh merda, dov'è? Ah, questo che sta facendo, raga? Dammi le tue munizioni, niente, non ne hanno, raga. Non hanno munizioni, che palle. Datemi le vostre verdi. Voglio tutte le verdi. Questo? Ah, è sempre lui che gioca doppia primary. Che palle. Vabbè, finiamola con la TLV, raga, a questo punto la partita. Ok, dai, un colpo. Un colpo morto. Dov'è l'ultimo? L'ho visto. Preso, finita. 27, raga, più di queste kill qui in rissa, ma, in crogiolo... Giocare con le speciali è diventato veramente difficile. Però avete visto, quest'arma qui è veramente, veramente forte. Sono morto un paio di volte, ma più che altro per prendere le munizioni, perché certe morti me le sarei potute evitare. Ottimo, cecchino. Adesso rispondiamo alla domanda, proprio l'ultima domanda. Vale farmarlo, raga? Cioè, tutte le ore spese ne valgono la pena, ragazzi, per averla amato? Assolutamente. Sì, è stata una delle armi più usate in trials. È un'arma da 3v3, ragazzi, soprattutto. Quindi se vi piace giocare in proprio Osiride in comp, i cecchini sono molto forti, sono entrati in meta in modo molto prepotente. E quindi è veramente, veramente, veramente un'ottima arma. Noi ci becchiamo al prossimo video, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto del cecchino. Qual è il vostro cecchino preferito. Alla prossima, raga. GG, Derwent. Beh, raga.